purtroppo la parte di Courmayeur abbiamo scoperto essere sovraffollata. Quindi per la seconda volta non trovo posto per andare al lago d'Arpi. È vero, è colpa mia, sono partito tardi. Ripieghiamo, anzi un bel ripiego, sulle cascate del Rutor, partenza dalla Tuil. Anche qua pieno di macchine, però su un prato siamo riusciti a buttare la nostra. Ecco, dopo una noiosissima parte tra piccole scorciatoie che tagliavano i tornanti e la strada asfaltata, adesso siamo arrivati all'inizio del sentiero delle cascate del Rutor e molto probabilmente, vista l'ora, faremo solo la prima, che ci mette una ventina di minuti, una mezz'oretta. Il sentiero parte di qua, qui dietro c'è un bel bar dove dopo ci possiamo prendere una birra. Andiamo a vedere com'è questa prima cascata, ok Rebecca? Era chiuso, quindi niente birra, abbiamo mangiato un panino, niente gelato, quindi niente di niente. Andiamo a vedere la prima cascata, va? Il sentiero comincia a salire abbastanza, siamo nel bosco, però insomma non è così complicato, anche se il fiatone mi tradisce. Però, a mia discolpa, c'ho il panino sullo stomaco. La cascata non è in tutti, la seconda non è, e la terza non è qui. Solo? Dopo un ripido pezzettino, adesso il sentiero è rispianato. Nico è avanti, Rebecca segue, mamma chiude il grido. C'è tanta gente. Adesso siamo quasi arrivati, alla prima cascata, che è l'unica che faremo, perché oggi è una giornata di defaticamento. Avendo ieri fatto il rifugio Vittorio Emanuele, oggi bimbi li faccio riposare con una passeggiata semplice. Eccola la prima cascata. Mappa ragazzi, che bomba, andiamola a vedere da là. Questa è la prima cascata ed è già bellissima, vero Rebecca? E fame. Hai fame? Di nuovo? Adesso passiamo sopra la cascata, guardate che meraviglia! Oh! Che figata! Guarda qua, Nico! Vai, attraversiamo! Là di là, là dove stanno quelle sbarre! Dai! Colpo d'occhio veramente incredibile, eh?
questo ponticello fantastico proprio. Si vedono le cascate dall'alto, un bel precipizio, si vede l'arrivo dell'altra cascata probabilmente, insomma c'è un bel gioco d'acqua. Forza bimbi! Vedi? Laggiù, guarda! Laggiù, 15 minuti. Di qua. Te l'ho detto che era un sentiero ad anello. Subito dopo il ponticello, svoltando a destra, si fa il giro ad anello. Adesso noi passiamo qui su un altro ponte sopra il fiume e risbuchiamo al bar dove ci sono le prime indicazioni per le cascate del Rutor. Poi però dobbiamo riscendere giù fino a valle, ripassando in mezzo al bosco, perché la strada era chiusa, senza motivo, perché insomma tutto il piazzale del bar era vuoto. Ecco il ponte. Su questa parte del sentiero siamo praticamente da soli, nessuno fa il giro ad anello, che poi è breve ed è molto semplice oltretutto. Non si sale, l'unica salita è quella alla cascata, poi dopodiché è tutto in pianura o in discesa per ritornare al punto di partenza. Eccoci qua, infatti siamo arrivati, siamo addirittura vicino a casa di qualcuno. Carino qua l'abitato, poche persone, stranieri. Ecco, su questo sentiero mancano le fontanelle. Guarda un po' dove siamo, che t'avevo detto. Ecco, siamo sbucati, quello è il parcheggio da dove è partita l'escursione vera e propria, non dove è partita la nostra escursione, perché la nostra escursione è partita dai parcheggi a valle, ma da dove è partita l'escursione per fare il giro della prima cascata, il giro d'anello, molto breve. Eccola lassù, la cascata alta di Rutor, dove noi non siamo andati perché siamo arrivati tardi, eccetera. Però insomma, quella lassù è la cascata. Chi viene presto e ha voglia di farsi un'ora e mezza, lo spettacolo si vede da qua, è stupendo, figuriamoci da lassù. Un'ora e venti, diceva la cascata quella in cima. Rebecca mi corregge, un'ora e venti. Ecco, finita l'escursione, siamo di nuovo al parcheggio giù a valle, adesso dobbiamo tornare alla macchina. Un'escursione più o meno di 4 km tutto il giro facendo l'anello intorno alla prima cascata, è solo la prima cascata. Il giovedì il bar è chiuso, quindi tenetene conto e ci vediamo alla prossima.